Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Del Fiat Supremo.
Dal breve saggio sulla Divina Volontà, brano degli scritti di Luisa, del 19 ottobre del 1922, volume 14. Figlia mia, racconta Gesù a Luisa, la mia umanità viveva come nel centro del sole eterno della mia volontà divina. E siccome da questo centro partivano raggi che portando con loro la mia immensità coinvolgevano tutto e tutti, il mio operato, partendo da questo centro, si trovava come in atto per ogni atto di creatura. Ogni parola come in atto per ciascuna parola. Ogni pensiero come in atto per ciascun pensiero. E così di tutto il resto. E come ogni atto scendeva, così un atto solo risaliva di nuovo nel suo centro, portando con sé tutti gli atti umani per rifarli, per riordinarli a seconda che voleva mio padre. Sicché, solo perché la mia umanità viveva nel centro del volere eterno, poté abbracciare tutti come un atto solo, per compiere con decoro e degna di me l'opera della redenzione. Altrimenti sarebbe stata un'opera incompleta e non degna di me. E siccome la rottura della volontà umana con la divina fu tutto il male dell'uomo, così l'unione stabile della volontà della mia umanità con la divina doveva formare tutto il suo bene. E questo succedeva in me come connaturale. Guarda il sole, che cos'è? È una palla di luce. E questa luce la spando ugualmente a destra, a sinistra, davanti, di dietro, di sopra, di sotto, dovunque. La luce di tanti secoli addietro è quella di oggi. Il sole niente ha cambiato, né luce, né calore, e la luce di oggi sarà quella della fine dei secoli. Se avesse ragione potrebbe dire tutti gli atti umani, anzi li terrebbe in sé come proprietà sua, essendo stato lui vita, effetto e causa di ciascun atto. E questo come cosa connaturale per lui. Ora, tutto questo succede per l'anima che vive nel centro del mio volere. Lei abbraccia tutti e nessuno le sfugge. Fa per tutti e niente omette. Insieme con me non fa altro che espandersi a destra e a sinistra, davanti e di dietro, ma in modo semplice e connaturale. E come opera nel mio volere, fa il giro di tutti i secoli e a tutti gli atti umani eleva il suo atto in modo divino per virtù della mia volontà. Senti, o figlia mia, rigenerata nel mio supremo volere, quello che voglio fare di te ed in te, quello che facevo la mia umanità nella divina volontà, voglio ripeterlo, ma voglio il tuo volere unito insieme affinché ripeta insieme con me ciò che facevo e faccio ancora. Allora, questo stupendo scritto getta delle luci molto profonde, su alcuni aspetti molto importanti della vita nella Divina Volontà e del mistero della Divina Volontà. Troviamo un'immagine molto, molto usata da Gesù per spiegare, per via di metafora evidentemente, alcuni aspetti della Divina Volontà, che è quello del sole. E attraverso questa immagine viene spiegato sia quello che ha fatto lui
quando stava sulla terra, e sia quello che fa l'anima che vive nel divin volere nel corso della sua vita terrena. Questo è fondamentalmente il quadro di comprensione della meditazione odierna. Allora, l'immaginazione è molto molto semplice. Sappiamo che il sole, senza sole, non sarebbe assolutamente possibile la vita sul pianeta Terra, in nessun modo. E con un unico atto fa tutto. Illumina tutto e tutti e rende possibile ciò che tutto il creato vive, opera e fa. Se non ci fosse il sole, nulla ci sarebbe. È evidente che questo sole rappresenta metaforicamente la divina volontà. Gesù, durante l'incarnazione, nel tempo in cui è stato sulla terra, aveva la sua umanità, come si spiega, vivente nel centro del volere eterno. E quindi cosa ha fatto Gesù? Noi pensiamo sempre alla redenzione, e pensiamo bene, per carità, come tutto quanto un insieme di sofferenze, e sono state veramente immense e tante, che Gesù ha dovuto sopportare e offrire per riparare tutti i disastri causati dal peccato dell'uomo. E questo è evidente che è più che vero. Ma Gesù non ha fatto solo questo. Noi dobbiamo sempre tenere presente, credo che anche nella meditazione precedente a questa ci ho fatto riferimento, sempre il doppio binario di operazione divina. Non si tratta soltanto di togliere il male e di ripararlo, ma si tratta anche di ripristinare il bene e di lanciarlo, liberarlo all'ennesima potenza. Allora, Gesù ha fatto un'operazione oggettiva fondamentale. Non ha soltanto sofferto, ha rifatto nella sua vita terrena tutti gli atti che gli uomini, dopo che in Adamo avevano perso la connessione con la divina volontà, avrebbero dovuto fare. Io spero di riuscire a spiegarmi. Cioè, immaginiamo quanti esseri umani sono vissuti da Adamo a oggi. Sono miliardi, d'accordo? Quanti pensieri hanno fatto questi miliardi di esseri umani? Quante parole hanno detto? Quante opere hanno fatto? Si sa, d'accordo? E che pensieri erano? E che parole erano? E che opere erano in stato di natura decaduta? Purtroppo ce l'abbiamo sotto gli occhi, nostri anche per esperienza personale, si spera passata, non presente, ma anche quello che vediamo continuamente, no? La stragrande maggioranza dei pensieri sono cattivi, delle opere peggio, delle parole anche. E Gesù che cosa ha fatto? Ha rifatto tutto, non solo in bene, ma in bene sommo e in connessione con la divina volontà, in modo che chiunque lo volesse, a parte il fatto che questo ha causato una riparazione oggettiva al Padre, quindi non soltanto prendere le sofferenze e il male causato dal peccato dell'uomo, ma anche aver già fatto lui tutta la riparazione per il male che l'uomo ha fatto. Questo è il primo aspetto, ma poi c'è anche il secondo, cioè che chiunque lo voglia, quindi chiunque torna ad unirsi con la divina volontà e quindi con lui, può riprendere ciascuno degli atti compiuti da Gesù in vita e anche della Madonna, stessa identica cosa, e farli propri. Chiaramente queste operazioni, io ricordo molto bene, no? Ho fatto diversi cicli di meditazione anche scritte sulla Divina Volontà nella seconda serie. C'erano un paio di meditazioni molto belle che spiegavano bene come la vita nella Divina Volontà è tutta interiore. Queste cose che sto dicendo non le può capire una persona che non abbia riassunto un minimo di interiorità. Non c'è, sembrano astrusità, cose strane.
Io lo capisco perché mi sei medesimo, insomma, una persona insomma, che non ha, perché ci sono stati dei periodi della mia esistenza in cui non avevo tanta questa grandissima interiorità. E riportandomi a quei momenti dico, se io sentissi queste cose con la capoccia che c'avevo, non ci capirei niente. Non ci capirei niente, è la verità. Ecco. Però, e adesso farò subito qualche piccolo esempio, qualcuno l'ho fatto anche nella meditazione di ieri, no? Riprendendo anche, leggendo qualche passaggio, il mio operato, partendo da questo centro di Gesù, la divina volontà a cui ero unito, si trovava come, attenzione, in atto per ogni atto di creatura. Qui se uno conoscesse un po' di filosofia aristotelica e tomista, capirebbe proprio al volo che significa questa espressione, no? In atto per ogni atto di creatura. Vuol dire, noi dobbiamo immaginare che gli atti che compiva Gesù, c'è un grande sforzo mentale, sono presenti in ogni istante e secondo di ogni vita umana, presente, passata e futura, come attuali, anche adesso in me che sto parlando. Il problema è andarli a prendere, ma ci sono. Quindi è come se avesse steso un velo come dire, per coprire e annullare tutto il male che noi produciamo in continuazione. Attualmente. Questo non è difficile da comprendere se si ritorna al fatto che il fiat è un atto unico, d'accordo? Perché è un atto compiuto da Dio che è eterno e che quindi, diciamo così, la molteplicità degli atti in cui si estrinseca anche la temporalità di essi in questo mondo sono tali nella nostra percezione, ma non sono tali in Dio. Tuttavia, dal momento che Gesù ha avuto una vera umanità, quindi è sceso nel tempo, lui li ha realmente compiuti nel tempo, ma sussumendoli però, attraendoli dentro la sfera del divino e quindi dandogli questa potenza e questa valenza assolutamente infinite. Io spero che lo Spirito sa, io capisco quello che dico, spero che chi mi ascolta in qualche modo riesca a comprendere. Ogni parola come in atto per ciascuna parola, per ciascuna. Tutti altri, gli sfrondoni che noi diciamo, le bestemmie, le maldicenze, sono già tutti riparati da Gesù. Nell'istante stesso in cui lo sto dicendo, se voglio. Capite? Ogni pensiero come in atto per ciascun pensiero e tutto il resto. Portando con sé tutti gli atti umani, vedete, per rifarli. Noi facciamo disastri, sì, ma lui ha già rifatto tutto bene. Riordinarli, noi siamo il disordine fatta, il male, il caos, è il disordine per antonomasia, è tutto riordinato in Gesù, è già tutto riordinato a seconda che voleva mio padre. E perché? Poiché la mia umanità viveva nel centro del volere eterno, poteva abbracciare tutti come un atto solo. Quindi lui ne ha fatti tantissimi di atti in 33 anni di vita, ma dentro la divina volontà sono tutti quanti risussunti e ricompresi come un atto solo. E da questo atto solo partono, come il sole, a irraggiare i loro raggi su tutti gli uomini di tutti i tempi e su tutti i secondi di tutte le loro vite terrene. E quindi che succede? Che quella rottura adamitica, cioè di Adamo, tra volontà umana e volontà divina, che ha causato tutto il male che c'è nel mondo, è stata completamente ripristinata, risanata non soltanto come opera redentiva, ma anche come opera rigenerativa dalla vicenda della vita terrena umana di Gesù. L'unione stabile della volontà mia, dell'unione unità con la divina, doveva formare tutto il suo bene. Quindi noi abbiamo costantemente in atto il male che dipende dalla rottura di Adamo e dagli atti balordi
di volontà umana che noi compiamo, e a fianco tutto il bene che Gesù ha operato e che ripara il male e che al tempo stesso ripristina e, se lo vuoi, te lo ridona il bene. Allora, che succede? Quindi, se io entro nel divino volere, succede, abbiamo sentito nella meditazione di ieri, la precedente, la più grande grazia, il più grande dono, il più grande portento che possa accadere. Cioè, numero uno, io beneficio, da un punto di vista oggettivo, di tutti gli atti che Gesù ha fatto per me, e li devo semplicemente prendere, cioè farli miei, attraverso un'operazione cosciente e volontaria, un atto interiore. Ho fatto riferimento alle meditazioni della seconda serie. Si parla dell'importanza dell'interiorità e dello sforzo dell'attenzione. Quindi, mantenere la nostra anima costantemente connessa con il volere divino. E questo è un esercizio che si impara dolcemente, quindi senza strappi e violenze, perché a volte ci possono essere necessari dei tempi fisiologici, e quindi non bisogna impazientirsi, non bisogna alterarsi, non bisogna pensare che dall'oggi al domani prendo e sto connesso 24 ore su 24, cioè se qualcuno mi capitasse, Dio lo benedica, non escludo che possa ricevere questa grazia, no? E, però, sentivo qualche giorno fa una catechesi di Frappio, dovete pensare che più atti si pongono in essere, quindi coscienti, e più si riduce il gap, diciamo così, no? La distanza dal vivere stabilmente nel divino volere. C'è anche un principio morale generale che riguarda gli atti umani, no? Se io faccio un atto buono, divento più buono. Se io faccio un atto cattivo, divento più cattivo. Immaginiamo la nostra giornata che dalla mattina alla sera, quando andiamo a dormire non siamo in grado, perché non siamo in grado di autovalutarci, però al termine della giornata sono diventato più buono, veramente, proprio da un punto di vista oggettivo, se il numero degli atti buoni che ho compiuto supera quelli degli atti cattivi o indifferenti. Questo è proprio matematica spirituale, la potremmo chiamare così. Ecco. Allora, se si entra nel divino volere, non si fa soltanto un beneficio enorme a se stessi, nel senso che si ricevono tutti i beni contenuti nel Fiat Supremo, tutti, nessuno escluso. Cioè, le caratteristiche della sostanza divina, diciamo così, quindi l'immensa pace, la felicità, il senso di onnipotenza, non perché uno diventa il re dei superbi, no? Ma la partecipazione dell'onnipotenza di Dio, noi la viviamo nella chiara percezione che non può raggiungerci niente di male che non sia permesso da Dio. Ma questo non è una cosa che tu dici, ma sarà, non sarà, forse, qua. No, no, è così. E si vive in questa sicurezza proprio profonda. Al tempo stesso io in ogni atto posso prendere quello di Gesù. Posso quindi compiere in continuazione atti infiniti, eterni, immensi, uniti all'intenzione di Gesù, ma al tempo stesso io posso, ed è questa la cosa sconcertante, come gli atti che compie Gesù, diventando anche miei divini, l'anima che vive nel centro del mio volere, riprendo la citazione, lei abbraccia tutti, anche lei, nessuno le sfugge. Fa per tutti e niente omette. Fa per tutti. Cioè, credo che già ieri ho fatto un esempio, eh? Se uno vive nel divino volere e vuole consolare Gesù o la Madonna, fa subito, immediatamente. Si unisce alla divina volontà, si mette davanti al tabernacolo e dice: Gesù, ci sono io qui, ad amarti per tutti. Non è, come dire, un bel pensiero devoto che si è rivolto a Gesù, e Gesù dice: sono contento che c'è questa buona intenzione, magari fosse vero, però tu sei tu e guarda tutto il resto della razza umana. Fa per tutti e niente omette.
Cioè, io non lo so perché non ci sto dentro la capoccia di Nostro Signore, nemmeno in quella della Divina Maria, ma qui sicuramente qualcosa di buono succede, sicuro? Sicuro? Insieme con me non fa altro che espandersi a destra e a sinistra, davanti e dietro, ma in modo semplice e connaturale. E come opera il mio volere, fa il giro di tutti i secoli e tutti gli atti umani, e a tutti gli atti umani eleva il suo atto in modo divino per tutta la mia volontà. Luisa, se uno legge gli scritti, passava le giornate così. Allora io mi unisco alla divina volontà e comincio a girare per tutti gli uomini, tutti quanti i tempi. Mi metto sulle loro bocche e dico un ti amo sulla bocca di ciascuno, riparazione di tutte le bestemmie. Faceva così, passava le giornate così. Anche il giro del fiat creante, vedi l'uccellino che canta? Bene, mi metto, ti dico il mio ti amo per l'uccellino che canta e per tutti gli uccellini del mondo che cantano grazie al dono che Dio ci ha dato e te lo dico anche per tutti quelli che non te lo dico. Cioè, queste operazioni, ecco, ripeto che possono sembrare gli esercizi di animella devota, d'accordo, e che qui cominciano e che lì finiscono, non sono affatto così. La Madonna stessa non ha fatto altro in tutta la vita terrena. E la meditazione di oggi chiude proprio dopo che ha spiegato: senti, o figlia mia rigenerata, nel mio supremo volere, dice Gesù a Luisa, quello che voglio fare di te in te. Quello che faceva la mia umanità nella divina volontà voglio ripeterlo. Cos'era la vita? Era esattamente fare quello che faceva Gesù, ancora. Quindi, con Gesù e come Gesù, rifare gli atti di tutti quanti gli uomini per offrire a Dio una continua riparazione del male prodotto da umana volontà, attirare le grazie della conversione e glorificare il Signore. Ecco. Queste sono operazioni completamente interiori che richiedono quello che si chiama lo sforzo dell'attenzione. Sforzo, ripeto, soave, tranquillo, pacifico, non violento, paziente. Ma davvero straordinario. Io ritengo, e concludo, che non ci sia niente e nessuno, ma nessun niente, che possa produrre e fare tanto bene, sia a livello personale, ma anche a livello extrapersonale, quanto un'anima che viva il più possibile nel divin volere. Tra l'altro, questa santità è talmente sublime perché è la negazione dell'appariscenza, cioè del mettersi in mostra, perché nessuno sa assolutamente nulla di nulla. Cioè, un'anima che vive nella divina volontà, tu lo percepisci soltanto da alcuni effetti contingenti. La vedi che sta in pace, la vedi che sta contenta, la vedi che non si altera facilmente, ma il resto non vedi niente, tu non vedi quello che sta facendo dentro il cuore, quello che sta lavorando, quello che sta pensando, assolutamente. E però in quel silenzio, diciamo così, interiore, vita tra l'altro molto molto mariana, cioè, ti credo che la Madonna è stata, ci credo perfettamente che è stato un fenomeno a fare queste cose, perché se è proprio il suo cuore, la sua natura, una Madonna fa cose strepitose senza che nessuno se ne accorge se non Dio solo. E questa è una cosa molto importante perché chiudo, se no facciamo un'altra meditazione dell'altra ora. Le molte anime devote o apparentemente tali, che fanno tante opere, come dice Gesù nel Vangelo, solo per essere visti dagli uomini, anche sante, anche belle, anche tutto quello. Chi vive nelle parrocchie e nelle realtà ecclesiali sa che è pieno di questa roba in giro. E è tutta roba che non serve a quasi niente, diciamo quasi, ovviamente per rispetto alla divina onnipotenza, insomma, che è capace anche di trarre qualcosa di buono dalle nostre miserie continue. Bene, facciamo un minuto di silenzio e poi concludiamo con la preghiera anche questa meditazione odierna.
Divina Maria. Tu soprattutto a Fatima tanto hai parlato e insegnato circa l'importanza della riparazione. Io la prima volta che leggevo tante cose non capivo assolutamente nulla, non ricordo come se fosse ieri. Dico, ma che cos'è sta roba della riparazione? Nella Divina Volontà si capisce tutto quanto molto bene. Tu stessa, ancora prima di Gesù, hai rifatto tutti gli atti sgangherati di noi esseri umani, i miei compresi, per offrire a Dio la riparazione adeguata per il genere umano. Hai chiesto riparazione, chiedi riparazione. Insegnaci a vivere uniti nella Divina Volontà, perché questa è già la più grande riparazione che si possa offrire a Dio. Ed anche perché tutti quanti i nostri atti, compresi quelli che chiedesti a Fatima stessa, le preghiere, i sacrifici, le penitenze, possano avere questo valore eterno, infinito e immenso, perché offerti in unione assoluta con il Fiat Supremo, come è stata la tua vita terrena. Come fioretto del giorno, è bene custodire nel cuore l'immagine del sole, ricordando che Gesù è il sole della Divina Volontà e che noi in Gesù siamo chiamati tutti ad essere dei piccoli soli. Immaginiamo la Madonna che ci dica: siate figli miei, tanti piccoli soli, ad imitazione del sole divino che è Gesù, ricordando bene questa immagine. E come giaculatoria quotidiana, che adesso ripeteremo per 33 volte, possiamo dire a Gesù: il sole del divin volere splenda nell'anima mia. 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 Il sole del mio volere splenda nell'anima mia. Il sole del mio volere splenda nell'anima mia. Su tutti coloro che ascolteranno questa meditazione scenda la benedizione della Divina Volontà. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi per mezzo intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divin volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi rimprima nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi rimprima nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza, e nel nome dello Spirito Santo comunichi rimprima nella tua memoria il suggello del suo amore.
ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, arricchita e abbellita di ogni bene virtù la tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come un abissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti e ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.